Ieri sera al quartiere Centro-Sud una riunione all'ordine del giorno dell'assemblea, aperta come sempre alla partecipazione di tutti i residenti, alla programmazione della festa della zona PEP Cappuccini, il primo PEP Vocal Festival che si terrà il 22 e il 23 agosto 2014. La festa, che nasce con l'obiettivo di rivitalizzare questa zona della città, interesserà principalmente il Parco Ferrucci, le vie Barisan e Corbari e il centro commerciale Cappuccini. Ieri sera al quartiere Centro-Sud una riunione. Di che cosa avete parlato? Che cosa avete deciso anche? La serata era impregnata sulla festa nel PEP, che sarebbe un festival di voci di giovani, sia solisti che gruppi, che dovrebbe realizzarsi il 22 e 23 d'agosto. Il contatto era per decidere le aziende che potevano collaborare all'iniziativa e anche mettere a punto alcuni particolari. Come mai la decisione di fare questa festa? Secondo il consiglio di quartiere Centro-Sud e anche i rappresentanti del centro sociale Centro-Sud, c'è la necessità in zona di creare più aggregazione, solidarietà e senso di appartenenza, e anche le attività in questo possono collaborare. In quanti hanno deciso di aderire? Purtroppo la presenza è stata disastrosamente bassa, non ci aspettavamo un'assenza così massiccia dei rappresentanti delle attività che erano stati invitati, 51 per l'esattezza, più anche la parrocchia. Purtroppo erano presenti solo tre attività e tutte e tre appartenenti al centro commerciale Cappuccini. In realtà una di queste tre rappresentava gran parte dei suoi colleghi facenti parte sempre del centro commerciale Cappuccini. Altre segnalazioni mi erano pervenute di titolari di attività che non potevano essere presenti alla serata, non potevano presenziare, però erano d'accordo con l'iniziativa. Secondo lei perché sono venuti così in pochi? Evidentemente do la colpa a una frettolosa comunicazione dell'evento e forse anche qualche fraintendimento. Quindi non c'entra la crisi? No, la crisi anzi dovrebbe stimolare questa iniziativa che si avvale anche di tecniche di promo commercializzazione, eco-marketing, che sono sempre più importanti per risparmiare e per far venire la gente dentro le attività commerciali e artigianali della zona. Parliamo proprio del PEP, la zona popolare, ex zona popolare di Faenza. Qual è la situazione sia di sicurezza, sia di aggregazione, ma anche economica, nel senso le attività come vanno lì? Ma certamente il periodo non è dei migliori, sicuramente dal punto di vista economico alcune aziende soffrono magari più di altre, come del resto in tutta la città e non solo la città di Faenza. Ovviamente è una cosa diffusa, i soldi in tasca alle persone sono di meno, quindi la capacità di spesa evidentemente cala e le aziende in prima persona ne risentono, soprattutto le piccole attività. In zona c'è un problema di aumentata insicurezza percepita, anche frutto di diversi eventi delittuosi, piccoli furti, cose simili. E effettivamente c'è una crescita anche della gravità di questi eventi. Non solo la quantità, ma anche proprio la gravità, e questo fa ancora più impensierire la gente e dà questo senso di insicurezza. Poi in realtà dei fatti gravissimi non si sono mai verificati in zona. Esiste anche una certa frequenza di passaggi delle forze dell'ordine a controllare la zona, che dà un po' più di sicurezza. Ciò non toglie che qualche evento, anche ripetuto, si verifica appunto, come prima ho detto. Quello che manca è proprio quel senso di appartenenza tipico di altre realtà, mi riferisco ad esempio al borgo,
Lì effettivamente manca, forse non c'erano neanche tutti i presupposti, anche ad esempio una zona come quella del Parco Ferrucci, guarda caso appunto quella deputata per l'evento principe della festa di cui abbiamo accennato, era già predisposto ad accogliere eventi, infatti c'è questa specie di anfiteatro fatto da una montagnola che si presta molto appunto ad organizzare piccole iniziative. Francesca Diletta per Faenza Web TV.